Le fortificazioni, nella storia di Genova, sono da sempre legate all'espansione urbanistica dell'abitato. La città è stata protetta nel corso dei secoli da 7 cinte murarie. Dalla prima cerchia, realizzata in data ignota che si può localizzare sull'area dell'attuale Piazza Sarzano, fino all'ultima cinta, costruita nella prima metà del 1600, che è la più ampia e quella meglio conservata. Verso la fine dell'Ottocento, molti forti vennero abbandonati. Le imponenti fortificazioni, dopo neppure mezzo secolo, divennero inutili. Durante la Seconda Guerra Mondiale, molti di essi furono utilizzati come contraerea. Nel dopoguerra, i manufatti in ferro vennero razziati per essere poi rivenduti. Per questo motivo, dai forti sparirono ringhiere, tiranti, grate, cancelli, binari per variare il puntamento dei cannoni. La snella figura della Torre del Faro, chiamata nell'antico linguaggio popolare lanterna, è il simbolo più famoso che rappresenta la nostra città in Italia e nel mondo. Dall'alto dei suoi 76 metri, domina il porto e il centro storico. Sull'area, oggi occupata dal Forte Crocetta, esisteva in origine il seicentesco convento dei padri agostiniani. Successivamente i francesi riadattarono le strutture a costruzione militare. Verso il 1820 il corpo reale del genio sardo iniziava la totale demolizione dell'antico cenobio e cominciava la costruzione del forte, cinto da un fossato e provvisto di ponte levatoio. In origine, al posto del forte Tenaglia sorgeva la Bastia di Promontorio, una fortezza già esistente nel 400, demolita nei primi decenni del XVII secolo. Nel XIV secolo, sull'area occupata attualmente dal Forte Begato, si ergeva una piccola fortezza presidiata dai Ghibellini. La costruzione dell'odierna fortificazione iniziò intorno al 1820 e terminò circa 10 anni dopo nella zona denominata Piana delle Fosse. Recentemente, con un grosso progetto, è iniziata la ristrutturazione di tutta l'area. All'interno del forte verrà tra l'altro inserito un centro didattico per l'educazione ambientale. La posizione del Forte Sperone, sulla cima del Monte Peralto, è il punto di scissione del crinale proveniente dai due fratelli, in altri due. Quello a ponente sovrasta la Val Polcevera e discende fino alla Lanterna. Quello a levante sovrasta la Val Bisagno ed arriva fino alla zona di Brignole. Nel complesso viene a formarsi una sorta di anfiteatro naturale che nel Seicento si pensò di sfruttare con la costruzione delle nuove mura, ricalcandone il tracciato. Il castellaccio non è, come molti erroneamente credono, quella torre rossa che si vede sopra gli alberi appena arrivati al Righi. Il forte rimane infatti nascosto da un bosco impiantato nei primi anni 60. Le prime notizie riguardo opere di difesa in questa località risalgono ai primi anni del XIV secolo, quando i Guelfi innalzarono un castello. Nel corso della prima metà del Cinquecento, le sue strutture vennero restaurate. Alla fine del Settecento, il castellaccio era formato da due caserme parallele. La Torre della Specola, situata nell'area del castellaccio, fu costruita negli anni 20 del secolo scorso. Nei primi anni di questo secolo, la torre fu ceduta all'Istituto Idrografico della Marina. Al suo interno venne installato un osservatorio meteorico e aerologico. Nella metà del Settecento, Genova era assediata dall'esercito austriaco.
Dallo sperone, i genovesi scavarono delle trincee fino ai Due Fratelli per impedire l'avanzata del nemico che si era impossessato del Monte Diamante. Su certe alture predominanti, lungo questa linea trincerata, vennero realizzate delle ridotte che nell'Ottocento furono trasformate negli attuali forti Puin, fratello minore e fratello maggiore. La costruzione fu iniziata dal genio militare francese all'inizio del secolo scorso. Dei due fratelli, quello ancora integro è il minore. I due fortini vennero ideati dai francesi. L'idea originaria era di realizzare due torri a pianta quadrata. Il fratello minore venne comunque costruito dai piemontesi dopo il 1815, seguendo ed in seguito modificando più volte il progetto francese. Il forte è situato ad una quota di circa 620 metri sulla vetta del Monte Spino. Al posto del forte fratello maggiore, situato a poco più di 200 metri dal fratello minore, oggi c'è solo uno spiazzo erboso. L'origine dei nomi riguarda l'altitudine e l'aspetto delle due fortificazioni. Il fratello maggiore era formato da una torre architettonicamente più grande. Iniziata dai francesi, venne completata dai piemontesi verso il 1830. La demolizione del fratello maggiore è stata iniziata per la realizzazione di una contraerea nel 1930. Forte Diamante è stato costruito sulla vetta del monte omonimo. Durante l'assedio austriaco, i genovesi realizzarono una ridotta sulla cima del monte a pianta stellare, formata con palizzate e gabbioni di vimini pieni di terra. Nel 1756, il magistrato delle fortificazioni, a seguito di una donazione di 50.000 lire da parte del nobile Giacomo Durazzo, incaricava gli ingegneri militari a redigere un nuovo progetto. I lavori iniziarono subito dopo e durarono due anni. Nell'assedio del 1800, il forte era presidiato dai soldati francesi. Gli austriaci, accampati ai Due Fratelli e nei paesini circostanti, tentarono di impossessarsi del forte senza successo. Signor Generale, l'onore, che è la cosa più cara ai vostri soldati, proibisce imperiosamente alla brava guarnigione che io comando di rendere il forte, la cui guardia le è stata affidata, perché la possa consentire di consegnarvelo dietro una semplice intimazione. E a me pure, signor Generale, preme sommamente la vostra stima da dichiararvi che soltanto la forza e l'impossibilità di resistere più lungo tempo potranno determinarmi a capitolare. Prenderemo d'assalto il forte. A vostro posto.
Forte Quezzi è situato nel punto in cui il crinale principale, proveniente da Monteratti, si dirama nei due secondari di Marassi e Staglieno. Sulla ridotta costruita dagli austriaci nel 1747 venne realizzato un forte che fu ultimato dai francesi, formato da un recinto bastionato e da una caserma a due piani. Torre Quezzi è situata ad una altitudine di 320 metri. Il Regno Sardo, nella prima metà del secolo scorso, pensò di munire le alture della città di torri a pianta circolare, fabbricate in mattoni. Il Forte Monteratti è localizzato ad una altitudine di 550 metri. È composto da una caserma che si sviluppa quasi interamente lungo il fronte principale. Il complesso risulta appoggiato alla vetta della collina che prende il nome da una antichissima famiglia proprietaria di terreni nella zona. L'importanza strategica della posizione si rivelò durante l'assedio austriaco del 1747. Fu il maresciallo Louis Duplessis, duca di Richelieu, arrivato a Genova nel settembre di quell'anno, che consigliò al magistrato delle fortificazioni di munire con opere difensive questa località. I lavori di costruzione furono appaltati secondo un progetto del SICRE. Nell'arco di 7 mesi vennero completate solo poche opere, dopodiché i lavori vennero interrotti. Ripresero comunque alla fine del Settecento. Vennero rialzate le mura, inserito un portale, il ponte levatoio e costruita al centro della piazza d'armi una piccola caserma per l'alloggio della guarnigione. Nel 1339, sulla località attualmente occupata dal Forte Santa Tecla, era posta una chiesetta già esistente nel XII secolo ed appartenente al doge Simon Boccanegra. La costruzione della fortificazione attuale iniziò nel 1747 con la realizzazione delle mura perimetrali e di poche altre opere. Durante l'assedio del 1800, le truppe francesi lo sistemarono per la difesa. I lavori di ampliamento iniziarono sotto il dominio sabaudo. Venne eretta la caserma a due piani. Sul portale d'ingresso venne inserito lo stemma sabaudo. Forte San Martino è diverso da tutti i suoi compagni genovesi. Nel suo caso, infatti, la fortificazione non è concepita come opera dominante, ma risulta infossata nella collina. La costruzione dell'opera fu iniziata dai piemontesi intorno al 1820, con lo scopo di prolungare fino al mare la linea dei forti a levante di Genova. Durante l'ultimo conflitto mondiale fu sede di una contraerea. Il 14 gennaio del 44, nel fossato, sotto il ponte levatoio, vennero trucidati 8 partigiani, fra cui Romeo Guglielmetti. Forte San Martino si presenta come un terrapieno rettangolare. La caserma vera e propria si articola su 3 piani. Ha il fronte principale rivolto ad est ed è separata dal terrapieno da un fossato. Nel 1889, all'interno della fortificazione venne realizzata una batteria con 6 obici puntati verso il mare e l'imboccatura del porto. Per questo motivo fu necessario l'abbattimento di una parte del palazzo Sopranis, in quanto durante l'ultima guerra furono costruite sul lato mare 8 piazzole per i pezzi della contraerea. Nell'immediato dopoguerra venne assegnato alla Legione dei Carabinieri, che lo mantiene tutt'oggi. Il forte è stato recentemente restaurato. Il sistema di chiusura del ponte levatoio è ancora perfettamente conservato.